fanno proprio dell'entusiasmo, della corsa, della determinazione, D'altronde è il miglior campionato in assoluto che stanno facendo da quando sono nei professionisti. Stanno cullando il sogno di arrivare a giocarsi anche la Serie B, quindi troveremo un avversario che in questo momento è anche libero di testa, che è sbarazzino, che non ha grossi assilli e che vuol continuare a stupire perché ha anche dei giovani molto interessanti che sono seguiti anche da squadre di categoria superiore. Però dobbiamo essere bravi ad andare con la consapevolezza, farci trovare pronti sulla corsa, sulla determinazione, perché poi dopo abbiamo delle armi che loro potrebbero soffrire. Io, se posso, voglio far soffrire il più possibile i miei avversari. Davide, c'ha l'entusiasmo del ragazzino, c'ha voglia, riesce ad essere contagioso con i propri compagni. Poi quando ti tira fuori quelle giocate lì, quelle perle che poi ti portano anche ai 3 punti, è chiaro che ne beneficia lui, ne beneficia la squadra, ne beneficia tutto l'ambiente. Anche se, vi devo dire la verità, alla ripresa degli allenamenti ho ripreso Davide perché secondo me fino al gol era stata una delle peggiori prestazioni che Davide aveva fatto. Non per mancato impegno, ma proprio perché aveva sbagliato situazioni anche abbastanza semplici che in genere lui non sbaglia. Contrariamente invece a Polidori, che secondo me ha fatto una delle migliori prestazioni in assoluto per generosità, per lavoro in fase di non possesso, per attacco alla profondità, si è sacrificato molto facendo anche corse a vuoto perché non abbiamo avuto la capacità di premiare il proprio smarcamento. Poi dopo Davide ha trovato il gol, è ritornato ad essere efficace, positivo in entrambe le fasi come ha quasi sempre fatto durante l'arco della stagione.